Benvenuti in questo nuovo video, io sono Doina, benvenuti sul mio canale. Se siete nuovi qua, grazie per aver aperto questo video, non so cosa ve l'abbia fatto aprire, però grazie. Quindi se vi sto simpatica iscrivetevi, se no vabbè piango. Niente, ci siamo qua in una nuova postazione, questa è in realtà la mia stanza, che non vi ho mai fatto vedere molto probabilmente, ma adesso abbiamo cambiato il mobile qua, che c'era un mobile orribile prima, non so come ci ho vissuto 2 anni, ma ok. Quindi adesso è diventato un angolo molto più estetico, bellissimo. Quindi niente, oggi siamo qua in realtà, non perché è diventata la mia nuova postazione, perché devo stare in piedi, quindi vabbè, sono un po' pigra io. Però in realtà siamo qua perché oggi faremo un bellissimo video del declutter del mio armadio, dove vi farò vedere tutte le stronzate che io possiedo in armadio, perché come ben sapete io sto cercando di andare verso un stile di vita più minimal. Cerco di essere meno attaccata alle cose. Allora, in realtà, grazie al Zero Waste, io comunque ho fatto tanti declutter di tantissime cose, non solo dei vestiti. Ho eliminato tantissime, tantissime stronzate della mia vita e dovreste farlo anche voi. Allora, vi lascio un video dove parlo di alcuni consigli sul declutter se vi interessano. E vi lascio un video dove parlo dei consigli sul declutter se vi interessa. E invece, in questo video vi parlerò un po' dei vestiti che possiedo, quelli che vorrei donare, vendere o fare qualsiasi altra cosa, quelli che vorrei tenere, e quelli che magari sto ancora tenendo, non si sa per quale motivo, perché ci sono anche quelli. Per quanto io possa avere un animo zero waste minimal, ci sono dei vestiti che cerco, non ce la faccio, non ce la faccio a darli via. Sì, ok, perfetto. Io adesso porterò sul mio lettuccio tutti i vestiti che possiedo, inclusi, esclusi calzini e mutande e reggiseni, e vi parlerò di quelli in privatamente perché, insomma, non dovete vedere i miei reggiseni e le mutande, no? Cioè, perché, insomma, dai, ho capito che siamo intimi, però, insomma. E invece porterò tutto il resto, quindi qualsiasi cosa invernale, estiva, autunnale, qualsiasi cosa verrà portata qua e decideremo insieme cosa si tiene e cosa no. Cioè, perfetto. Are you commenting inappropriately with the PS number? No, I would never do that. Did you see all of those clothes that she's not wearing? Incredible. I have too many clothes. Dunque, ecco tutto ciò che vedremo in questo video. Allora, lì ci sono i miei vestitini bellini che sono esposti per l'estate. Qui ci sono tutti i vestiti che dobbiamo analizzare. E lì con la scatolina metteremo i vestiti che deciderò di dar via o di donare, qualsiasi cosa. L'unica cosa che mi sono. Non vi farò vedere i pigiami perché ho 2 pigiami e io non ho vestiti da casa. Mi sono sbarazzata veramente di tutti i vestiti che tenevo per contarli come vestiti da casa perché, cioè, vabbè, non credo in quelle cose, non credo più in quelle cose. Era solo una scusa per tenere certi vestiti. Quindi io per casa mi vesto con i vestiti che, insomma, c'ho nel mio armadio perché vedo che, cioè, ce ne abbiamo un bel po', ecco. Quindi niente, diamo inizio a questa follia. In realtà ho messo sul letto di nuovo tutto ciò che era qua e adesso metterò anche tutto quello che è là, che sono pantaloni principalmente, in modo che da avere veramente tutto a portata di vista, ecco. L'unica cosa che non metterò saranno i cappotti. Io ho forse un pochino troppi cappotti perché ne ho tipo una cosa come 3 autunnali e 2 invernali, però quelli diciamo che mi arrangerò quando arriverà l'autunno e l'inverno per capire un attimo cosa metto, ma anche adesso se volessi dar via o venderli non avrebbe senso postarli perché fa troppo caldo, la gente non compra quelle cose. Quindi niente, siamo pronti? Sì. Molto bene, non so quanto bella sia questa posizione, probabilmente vedrete il mio triplamento, però inizieremo da questa, ovvero dove c'erano già tutti i miei vestiti, cioè i vestiti che avevo considerato per l'estate. C'erano anche alcuni autunnali che secondo me non andavano là perché fa troppo caldo. Sto crepando di caldo, però ho chiuso la finestra in modo che, state zitti, in modo che si senta meglio il volume. Però inizieremo da questo cosino che metterò tipo perché io solitamente lo metto così nell'altra stanza. Vabbè, che non cambi niente, raga. Vabbè, allora questo c'è già qua perché c'è un vestito che è a lavare. Quindi lo lasciamo qua, è molto tranquillo e va bene così. Questi invece li togliamo.
E inizieremo. Allora, primissima cosa, io ho questo vestitino estivo che l'ho comprato l'anno scorso in un negozio dell'usato, l'avrò pagato tipo $8 credo, ed è bellissimo, è ovviamente di un brand fast fashion, però è molto comodo in estate e non devi mettere reggiseno, quindi direi che molto molto approved. Poi, allora, io c'ho quest'altro vestitino. Ho quest'altro vestitino che è ovviamente uno dei miei vestiti preferiti, è molto estivo, molto carino, molto leggero, ce l'ho da un sacco di anni, ovviamente questo rimane perché è giusto così, però scegliamo degli attaccapanni più carini, dai, giusto che sono in evidenza. Poi questo è un altro vestitino che questo l'ho comprato in Nuova Zelanda e forse non me ne sbarazzerò mai proprio perché l'ho comprato in Nuova Zelanda, sempre in un negozietto dell'usato, perché avevo realizzato che non avevo un outfit per andare a vedere gli elfi, vabbè, quindi anche questo lo metto qua anche se non è un vestito estivo, comunque un vestito molto leggero. Poi, se mi seguite su Instagram conoscete benissimo questo vestito qua, che con le fragole, molto bellino, quindi anche questo è un vestito per l'estate e rimane qua. Poi vorrei fare un passo sulle gonne. Allora, io ho 3 gonne lunghe, allora questa è vintage e queste invece sono semplicemente dell'usato. Questo è di un brand abbastanza costoso, e l'altro tipo credo sia H&M che l'ho comprato usato. E allora, queste gonne là non sono lunghe, sono midi, tipo ti arrivano fino alla caviglia, invece questa è lunghissima, ecco perché mi piace tanto. Allora, queste le tengo perché sono state degli acquisti abbastanza costosi, perché mi sono costate abbastanza, e tra cui soprattutto quella vintage, figuratevi. Però le gonne, io in estate le gonne, tutte queste robe qua le metto tantissimo, ma poi questa è anche una gonna che si può mettere in inverno, assolutamente, molto elegante. Quindi questo assolutamente se tiene, teniamo tutto. Allora, passiamo invece ai pantaloncini. Questi sono dei pantaloncini invernali che io adoro con tutta me stessa e questi vengono tenuti, ma questi qua, anche questi li adoro tantissimo, fanno molto Rachel Green, li ho usati tantissimo l'inverno scorso, però mi servono veramente 2 paio di pantaloncini di lana uguali, quasi uguali, non dico uguali ma quasi uguali, quindi questo lo metto comunque lì perché forse li ho già postati su Depop. Io posto su Depop le cose, ma purtroppo vivo in Canada, quindi anche se volete comprare delle cose da me, vivo in Canada purtroppo, cioè ve le posso spedire, però la spedizione vi costerà l'ira di Dio, quindi queste vanno nella scatolina. Scusate se sono random nella posizione dei vestiti, ma vabbè, prendo quello che trovo. Questa invece è una maglietta di Stranger Things, che onestamente pensavo che avrei amato di più, ma non l'ho amata così tanto. Quindi, oltretutto questo giallo proprio non mi sta bene. Quindi questo lo metterò nelle cose da dar via o da vendere, ma credo che darò via. Un altro vestitino che darò via, che mi si spezza il cuore, è questo qua, molto molto carino, l'avevo indossato l'estate scorsa un paio di volte, è bellissimo, e il motivo per cui lo devo vendere o lo dare via è che sono un pochino ingrassata, quindi adesso c'ho più di tette, quindi non si chiudono i bottoni, però è bellissimo questo vestito, lo adoro tantissimo. Un'altra cosa che darò via o venderò è questa gonna qua, perché ho troppe gonne, adesso lo vedrete, e questa è una gonna un po' troppo basic, quindi cioè, non mi dice niente, non so perché io ce l'abbia, è molto bella in realtà, molto versatile, però questa gonna nera volevo tenerla perché mi piace molto, non so se la voglio tenere, però per adesso va nel batch di vestiti da tenere perché c'ha le tasche, è una gonna con le tasche, chi è che non vuole tenere una gonna con le tasche? Insomma, queste sono altre gonne che terrò, ovviamente, perché questa è una gonna che io adoro, probabilmente mi avete vista quest'inverno solo con questa, e queste sono in simil pelle, ce l'ho da anni, e sono molto comode, cioè rendono il look un pochino più elegante, so che sono troppe, lo so che sono troppe, però purtroppo ci sono abbastanza legata a queste gonne, e Spark Joy, questo è Spark Joy tantissimo, quindi questi vanno nel teniamo, dove facciamo la pila del teniamo? Facciamo... Vabbè. C'è una gonna che ho comprato vintage, che onestamente pensavo che avrei amato di più, però è una gonna lunga di lana, molto bellina, molto carina.
carina, c'ha questi bottoncini molto carini, però purtroppo non l'ho usata quanto vorrei, proprio per il motivo che purtroppo qua in Canada fa troppo freddo durante l'inverno, quindi anche se vuoi metterti una gonna, cioè si rovina tutto il look perché c'hai questo maglione, cioè c'è questo cappotto enorme su di te. Quindi questo malincuore dovrò venderla, non la darò via perché è too precious, quindi cercherò di venderla. Questo è il mio completo rosso, che forse mi avete già vista se mi seguite su Instagram e l'avete già visto addosso. È un completo di Zara, stupendo, meraviglioso, lo adoro tantissimo. Ovviamente questo resta perché è un completo rosso. Cioè, chi è che non ha bisogno di un completo rosso nel proprio armadio? Tutti hanno bisogno di un completo rosso nel proprio armadio. Non è vero, non ascoltatemi. A proposito di rosso, ho questa giacca, questa è stata comprata qualche mese fa, poco prima della quarantena, che è un blazer che mi fa quasi da vestito, cioè è abbastanza, non è troppo lungo, ma non è neanche troppo corto, quindi secondo me come vestito ci sta da Dio, mi piace tantissimo. A me il rosso piace da impazzire, ma non trovo quasi mai cose rosse, quindi ovviamente anche questo resto, cioè, ma che domande sono? Ecco perché amo l'autunno, cioè, tutti quei vestiti bellissimi, adesso mi tocca mettere la camicia da merda, vabbè. La giacca di jeans, la mia giacca è degli anni 80, la adoro tantissimo, guardate che stile, l'ho comprata l'anno scorso, l'estate scorsa l'ho comprata, ovviamente. Secondo me la giacca di jeans è una di quelle cose che posso dire che è un must, perché ci sta bene con tutto, con i vestiti, con i pantaloni, con tutto, cioè secondo me è proprio, è top, e la metteremo. Io sono una deficiente e compro tantissime cose in doppioni, compravo tantissime cose in doppioni. Un esempio tipico è che sono queste due camicie, che sono un doppione perfetto, perché cioè, sono la stessa camicia ma in colori diversi. E voglio cercare di venderne una, non so quale, perché mi piacciono entrambe in realtà. Allora, questo colore mi piace tantissimo, però non ho camicie tipo... Non so, qual è che diamo via? Quella che sparca più joy, quindi, perché questa è veramente, questa qua rossa mi piaceva tanto, ma mi sa che sarà questa che darò via, perché quella rosa quasi mi piace di più, quasi, quindi questa proveremo a venderla o a darla via, vediamo, faremo un po' di bene. Invece questa rosa la teniamo, perché comunque le camicie eleganti non sono mai una cosa sprecata. E a proposito di camicie eleganti, allora questa ovviamente questa è una camicia etica, una delle poche cose etiche che io possiedo in armadio, ed è bellissima, onestamente ha un materiale stupendo, meraviglioso, ed è bianca. Questa l'ho comprata, anche questa è qualche mese fa l'ho comprata perché ho dato via delle mie camicie vecchie, bianche, e questa pure è una camicia bianca, cioè bianca, è più avorio, ma è un pochino più corta. Speravo di poterla mettere quest'estate, però boh, però ha un cotone che si può, cioè è rifatta in cotone, sì, questa credo sia cotone, quindi si può respirare. Un'altra camicia che ho comprato da Cam tantissimi anni fa, però continua a piacermi, da una parte non sempre mi piace, però dall'altra parte è particolare e quindi è ancora abbastanza nuova perché l'ho usata abbastanza poco, e quindi quella resta. Ed ecco un'altra camicia bianca, anche questa abbastanza vecchiotta, sempre di un brand fast fashion, però questa è particolare perché c'ha tipo, puoi fare tipo un pochino così, me l'avete visto addosso probabilmente in tantissimi video, però sì, anche questa resta perché insomma camicie bianche non ne ho tante e quelle le metto molto spesso. Bene, oddio, forse dovrei andare a metterle nell'armadio pian piano queste cose, perché sennò non si capisce più niente, questo è un completo, cioè non è un completo in realtà, questo è un blazer che io possiedo, e questi sono dei pantaloni di lino degli anni 60, cioè degli anni 60 questi pantaloni sono tipo nuovi, pazzeschi, poi il lino durante l'estate è una cosa meravigliosa, quindi questo lo attacchiamo qua perché ogni tanto lo metto, sì, quando se ne esce. Le magliette le lasceremo alla fine. Ah, ecco, ho delle altre camicie qua. E queste sono in cotone, oltretutto, quindi sono anche molto respirabili. Una con le piantine e l'altra con gli aeroplani. Queste sono stati dei regali e le porto sempre. Forse se mi seguite su Instagram, forse me le avete visto tutto l'inverno, perché metto quasi solo quelle. Vabbè. È un cardigan che tenevo là, ma onestamente non lo trovo così elegante. Perché c'è, vabbè, c'è in cactus, c'è... L'avevo comprato da H&M, e non... Cioè, rovina un po' il look, nel senso è un cardigan che dici potresti mettere a casa, però non lo metto così spesso, e al lavoro, se devo essere un po' più elegante, metto i blazer. Quindi questo, siccome appunto per casa non ho tenuto nessun abbigliamento, diciamo, da casa, allora ho deciso che, sì, che mi vesto con ciò che ho, ma questo... Questo insomma non è granché, quindi questo verrà dato via. Allora, questo vestitino mi piace tantissimo, ce l'ho da almeno 4 anni.
non so se mi seguite da tanto, ma probabilmente lo avete visto in tantissime foto, anche nelle foto di 2 anni fa quando sono andata a farmi un viaggio con lui. È un vestito molto bello, molto carino. Il problema è che io adesso sono ingrassata un bel po', quindi non ci entro quasi più, cioè ci entro ma faccio fatica a starci dentro, quindi ho capito che forse i chili li posso perdere tutto, però onestamente credo di avere abbastanza vestiti estivi da poter rinunciare a uno, ecco. Quindi questo proverò a venderlo o se no alla fine lo donerò via. Altri pantaloni, questi sono blu. Sono molto carini, sono a taglia alta, sono un pochino più larghetti e questi li metto spesso. Non li ho messi tanto l'inverno scorso e vedrò cosa farne, perché credo di avere abbastanza pantaloni da sopravvivere tutta la vita. Però per adesso rimangono, poi magari quest'inverno quando farò un altro declutter magari spariscono. Questo invece è un blazer di Ralph Lauren che l'ho comprato quest'inverno. Mi era piaciuto tantissimo fin da subito, però in realtà non mi fa così impazzire come pensavo, quindi insomma fate attenzione agli acquisti inutili che fate anche voi, anche se sono usati, anche se sono vintage, fate attenzione. Io questo l'ho già messo su Depop da vendere, se la gente vorrà comprarlo bene, se no però è una cosa che deve partire, però lo lascio tipo appeso così perché se no si rovina se lo piego. Questo è l'unico dolce vita che ho, un po' sbrilluccicoso, quindi questo rimane. Non vi ho fatto vedere i maglioni, perché in realtà io di maglioni non ne ho tanti e ho già fatto pulizia quando è finito l'inverno sui maglioni, quindi ho lasciato poche cose, tipo quel dolce vita e questa cosa bianca così, che anche questa si può abbinare a tantissime cose. E... ah! Si è attaccata nell'anello! Aiuto! Quindi anche questo rimane. Voi starete dicendo, questa non fa dei clutter, manco per il cazzo. Allora, la prossima cosa sono questi pantaloni che a tutto Twitter sono piaciuti, quindi se vi interessano sono in vendita. In realtà sono molto belli, ma non vanno proprio bene per la mia fisicità e appunto, come ho già detto, sono ingrassata. Quindi questi purtroppo non mi stanno più. Pensavo di amarli un po' di più, ma niente, non è successo. Non è successo. E anche questo cardigan, siccome abbiamo dato via l'altro, onestamente non so se tenere questo, perché anche questo, cioè, che cazzo pensavo quando ho comprato una roba del genere? Cioè, è tutto sbrilluccicoso, non c'entra niente. Quindi anche questo, via, via. Ho seguito su Instagram, questo è un vestito al quale tengo tantissimo, ce l'ho da tipo 8 anni, poretto, ne ho visto di tutti e di più, ancora che vive, ancora che sopravvive veramente questo vestito, forse sarà l'ultima cosa che darò via dal mio armadio, perché secondo me quando lo darò via è perché sarà veramente uno straccio. Allora, la mia fotocamera si riscalda tantissimo, quindi questo significa solo una cosa, che parlo troppo, molto bene. Allora, prossima cosa, cardigan, questo cardigan vintage che ha un colore particolare, perché se mentre pensavo che forse quello grigio non si abbina a tante cose, questo anche meno, però in realtà mi piace tantissimo, una qualità meravigliosa, quindi ovviamente questo resto l'ho comprato l'inverno scorso, e poi ho un altro cardigan che rimane ovviamente, che è questo qua bianco, bianco, che è un pochino più pericoloso perché è bianco, però anche questo è vintage, ha una qualità pazzesca, quindi ovviamente sono cose che devono restare nel mio armadio, quindi due cardigan, ne ho eliminati due, quindi mi posso considerare un pochino più soddisfatta. Passiamo ai blazer, allora ho quello là rosso, c'ho questo qua bordeaux, che si abbina tantissimo a tantissime cose, quindi rimane. Questo qua bianco, che l'ho messo veramente pochissimo, insieme a questo vestito, che è stato un vestito che c'ho dal 2012 forse, che non c'ho più lo stesso fisico, solo che se io vendo questo vestito mia madre mi viene a cercare perché sa che io ho questo vestito. Poi vabbè, magari un giorno dimagrisco e ci entro, però il blazer, questo qua bianco, diciamo che va bene quando ti vesti un po' più elegante, diciamo che non lo metto perché mi fa venire l'ansia, però non l'ho mai messo, quasi nuovo, e per le cose eleganti possiamo ancora tenerlo. Il mio vestito di laurea, che se l'avete visto il mio post su Instagram, dicevo che ho messo su un bel po' di chili da quando ho messo l'ultima volta questo vestito, però, l'ho messo e non mi dispiaceva come mi stava. C'ho un bel po' di chili in più, però non mi dispiace, ed è un vestito, uno dei pochi vestiti eleganti che ho, quindi bisogna tenerlo. Un altro vestito elegante è questo qua, bellissimo, l'avevo messo al matrimonio della sorella di lui.
è stupendo questo vestito, e poi l'ho messo in qualche altra occasione, ma appunto è uno di quei vestiti eleganti che sicuramente troverò delle occasioni nella mia vita da mettere, perché io non mi vergogno ad andare con lo stesso vestito a più matrimoni, cioè, ma che problema c'è, ma che problema c'è? Allora questa è un po' la... praticamente questa è una tuta, è bellissima per l'estate. Stesso problema, sono ingrassata, quindi mi entra ancora, ma mi si schiacciano le tette in una maniera assurda. Per adesso lo lascio, perché era una tuta che avevo pagato 50 euro, cioè mi ero proprio sacrificata nel pagare questa tuta perché mi piaceva troppo, però sì, cioè purtroppo non mi entra più, cioè mi entra ma mi sta veramente molto esplosivo, ma non me la sento ancora di eliminarlo, quindi lo teniamo ancora. Passiamo adesso ai vestiti. Allora, facciamo le cose un po' random. Questi pantaloni credo che li darò via, perché ho altri pantaloni eleganti che sono mille volte meglio di questi, onestamente. E cioè questi non sono chissà che eleganti, cioè li terrei da mettere in casa, ma come vi ho già detto io non credo in questa cosa del tenere le cose per casa, quindi forse questi se ne devono andare via. Prossima cosa, questa è una salopette di jeans e nera. Questa resta perché la metto abbastanza spesso, e poi c'è un'altra salopette di jeans normale che in questo momento la sto mettendo in casa, e quindi anche questo ovviamente resta, insieme alla maglietta di Spider-Man, perché insomma abbiamo bisogno di queste cose. Prossimo dolore sono i miei skinny jeans. Questi pantaloni sono meravigliosi, ma vedremo fino all'autunno se ci entro ancora, perché sì, diciamo che non ho più la stessa taglia di cosciotti che avevo prima. L'inverno scorso mi entravano ancora, per adesso li lasciamo, sperando che... però sì, lasciamo stare. Prossimo vestitino, questo vestitino l'ho preso da poco, cioè da poco, qualche mese fa anche questo. Vestitino rosso, senza spalline. Io adoro i vestiti senza spalline, perché proprio... non devo mettere reggiseno, sono meno una rottura di maroni, e mi piace tantissimo perché sembra molto elegante ma è anche molto chill. Ha un pochino di frufru ovviamente, però è molto bellino, mi sta piacendo. Dovrei metterlo quest'estate un po' più spesso, perché sembra magari un po' troppo bourgeois, però in realtà ci sta, che vedo qualcos'altro. Questo vestito l'ho preso in Grecia. Quando sono andata in Grecia, ovviamente questo resta, perché è uno di quei vestiti estivi che io metto molto volentieri. E ovviamente, cioè, è stato preso in Grecia, per dire. Si deve tenere assolutamente. Un altro vestitino bianco, io ovviamente, come vedete, amo tanto il bianco. Questo è un vestito che mi ha regalato una mia amica, è della Guess. È tipo uno dei vestiti più comodi che io abbia, è veramente una cosa meravigliosa. Ovviamente questo resta, cioè ci mancherebbe, cioè sono quasi gli unici vestiti estivi che sto facendo rimanere. No, che sto facendo male. È un altro vestitino estivo lungo, come vedete mi piacciono i vestiti lunghi, ma chi lo avrebbe mai detto? È questo qua che ce l'ho da tipo 3 anni, l'avevo messo a un matrimonio molto piccolo, molto intimo, però è un vestito veramente meraviglioso, poi è molto carino, cioè è un po' floreale ma non troppo, sapete, tipo quelli là. E sono molto carino e senza reggiseno, ovviamente anche questo, cioè viva i vestitini senza reggiseno! Per finito con i vestitini, allora questo qua non sono ancora sicura se lo voglio dare via o meno. È un vestito bianco più autunnale, molto bellino, però non lo so, cioè mi piaceva tanto, mi piace tuttora, ma non so quanto lo metterei, perché purtroppo qua la stagione autunnale dura un cazzo, quindi scusatemi, quindi boh, non so quanto lo metterei. Per adesso direi di lasciarlo là, giusto per vedere se quest'autunno mi viene la voglia di metterlo, però cioè, mi dispiace perché mi è piaciuto veramente tanto, è lungo, carino, bianco, però secondo me potrebbe servire più a qualcun altro, non lo so, perché anche in inverno se lo metto, essendo bianco molto trasparente, cioè se metto delle calze scure, quindi per adesso è nella categoria me, però ovviamente lo rimetto nel suo armadio, just in case.
qua dei jeans. Io ho solo due paia di jeans. Questo paio mi sa che dovrà andarsene, ma non per adesso, perché quest'autunno ho intenzione di comprarmi un altro paio di jeans un po' più scuri, perché io ho un paio di jeans vintage tipo così, chiari, e mi voglio prendere un paio più scuri che sia tipo così, come mom's jeans, perché questi qua hanno la taglia non troppo alta, cioè mi arriva tipo, mi copre mezzo ombelico, diciamo, e sono bellini ma non mi fanno impazzire, e anche là dovrei dimagrire per farmeli star bene addosso, cioè purtroppo è inutile girarci attorno, sono ingrassata. Sì, io ho una salopette che adoro con tutta la mia vita, ovviamente sembro Mario quando la metto, però la salopette, cioè proprio la salopette è tipo la vita, cioè è molto comoda da mettere, soprattutto stando in casa. Come vi dicevo, io sono molto pattita di comprare cose in doppioni, che sono queste due paia di pantaloni, che sono dei pantaloni estivi, essendo che sono gli unici pantaloni estivi che io ho, perché tutti gli altri pantaloni che vi ho fatto vedere non sono proprio estivi, questi per adesso rimangono. Volevo dare via questi qua ancora tempo fa, solo che vabbè, ci avevo messo una foto e tutti sono impazziti per i miei pantaloni. Vedete cosa succede quando mettete foto con cose che vorreste dar via, tutti dicono stai benissimo, ma tu sei tipo oh mio Dio davvero. Niente, vabbè, adesso ho ancora un vestitino, che è questo qua nero, che questo ero molto tentata di darlo via, però da una parte mi piace come mi sa, ma dall'altra questo lo metto nella... vedo quest'estate se lo rimetto ancora, se no credo che questo verrà venduto molto presto, donato, insomma vedremo un po', perché anche vendere non è che sia sempre così facile come sembra. Quindi questo per adesso lo lasciamo tranquillo, just in case, quest'estate magari si rivela utile. Adesso passiamo alle magliette che... ah sì, ho questo piccolo cardigan rosa che è molto carino, che teniamo volentieri perché è l'unica cosa tipo un po' più leggera, tipo un pochino più estiva, ecco. E quindi questo lo mettiamo qua vicino. Adesso passiamo alle magliette, anche qua. Allora, io ho delle magliette così. Allora, questa mi sa che la darò via perché non è così... cioè molto trasparente, e, sì, questa la darò via, molto trasparente, anche se è bianca, senza maniche, è trasparente, devo mettere sempre il reggiseno e non me va, quindi forse la darò via. Questa invece è un'altra simile, però questa, anche se metto senza reggiseno, non si nota, quindi questa rimane, e questa invece è bellissima, e anche questa, anche se la metto senza reggiseno, non si nota perché c'è una doppia copertura, diciamo. Quindi queste restano. Ah sì, mi ero dimenticata di questa gonna. Questa gonna l'ho presa l'anno scorso ed è bellissima ed è corta. Per adesso la tengo, però come già dicevo sono un pochino grassa, quindi... quindi questa gonna non mi sta più bene, però so che me ne pentirei se la dessi via. Passiamo alle magliette. Allora, questa gialla l'ho presa vintage, cioè i bottoncini a forma di chiocciolina, bellissima. Quindi questa rimane. Questa cos'è? Ah, questa è una maglietta che mi ha regalato una mia amica, bellissima, la adoro. E è una maglietta con il Signore delle Anelli e Van Gogh. Oddio, quanti peli! Questa è Emma maledetta che sale sulle mie cose. Parlando di doppioni, questa è una maglietta che si porta sulle... tipo senza spalline, insomma. E ho due, una bianca e una rossa. Queste le metto sempre, sono la mia cosa estiva suprema, quindi assolutamente viene tenuta. Questa è una maglietta che ho preso da poco, che dice Eating Animals is Strange, sullo stile di Stranger Things, e la adoro. Questa è una maglietta bianca con il meme, del gatto. Questa invece è una maglietta con gli avocado che darò via, perché sì, si è un pochino rovinata, e poi ha queste maniche che mi danno un pochino fastidio. Tipo che sono, non sono né maniche, ma non sono né... tipo, cioè è mezza manica, diciamo, e mi dà molto fastidio quando la metto. Quindi questa verrà data via, absolutely. E questa è una classicissima maglietta bianca, però questa è di qualità, quindi questa rimane. E questa è una maglietta che mi è stata regalata, che dice tipo... Does life even exist before coffee? E ovviamente la adoro. Quindi questa rimane. Questa col cactus non sono sicura. Non sono sicura se la tengo o meno, per quanto sia una maglietta molto bellina e sta ancora sopravvivendo, purtroppo quando la qualità non è la migliore, sotto le maniche si formano quelle macchie di sudore che, se il materiale è buono, si tolgono, se il materiale fa un po' schifo non si toglie, quindi questo è forse la verrà data via.
E questa invece è una cosa che metto abbastanza, ma questa è una maglietta da autunno più che altro, quindi questa verrà tenuta per adesso si salva ancora. Quindi abbiamo tutto qua, dobbiamo sistemare tutto in armadio, poi vi faccio vedere le cose che ho eliminato e le conclusioni, perché questo video è diventato lunghissimo. Ecco, tutti i vestiti sono con la scatola ed è una scatola abbastanza grandicella. Quindi ho eliminato un bel po' di cose. Avevo anche un maglione che era già con la scatola, si vede che volevo già donarlo da tempo. Quindi queste sono le cose che ho eliminato oggi. Quindi su questo cosino ho lasciato praticamente le cose estive, quindi solo vestitini, gonne e piccole magliettine. Poi queste devo rimettere al loro posto, ma dopo vi faccio vedere come sistemo tutto. Queste le devo rimettere in armadio. Niente, posso dirmi di essere abbastanza soddisfatta. Ovviamente quando arriva l'autunno sicuramente succederà un altro declutter perché c'ho dei maglioni che tengo là, ma non li metto sempre. Però ne ho eliminati un bel po' durante questa quarantena. Alla fine anche questo maglione, guardando i miei maglioni invernali, ho capito che questo non l'ho mai messo più di tanto e quindi ho deciso che anche questo va nella pila dei vestiti che dovrò dare via o comunque donare o vendere, vedremo un po' quello che succederà. Zainetto rosso lo voglio dar via, il resto abbiamo due zaini grandi, uno mio di lui, una borsa che porto durante l'inverno, lo zainetto che porto in estate. E quella in mezzo c'è una borsa tipo elegante. Quindi qua ci sono tutti i vestiti che voglio dar via. Qua ci sono dei miei maglioni che non vi ho fatto vedere, ma ho fatto pulizia anche in quelli. Quindi questo è ciò che è rimasto in armadio. C'è molto più spazio, onestamente, in questo momento ho anche degli appendini che sono liberi. E lì sotto non c'è niente perché non c'è niente da mettere. Quindi questo è il coso che facevo vedere prima, con tutte le cose qua, tutte le cose estive, in modo che io possa avere una visual delle mie cose estive. Pensavo di averne di meno, invece no. Qua ho messo le magliette che mi sono rimaste e basta. Non vi ho fatto vedere calzini e robe, quindi una cosa in meno. E niente, io scusate, mi metto così, mi vedete? No, mi devo mettere così. Sì, mi vedete. Quindi niente, io ho finito questo video. Mi dispiace per questo video così lungo. Spero che io vi sia mancata. E niente, ci vediamo al prossimo video. So che non ho fatto questo grande declutter supremo, però ho fatto tanti declutter, tantissimi. E sono sicura che durante quest'autunno ne farò altri proprio perché quest'autunno e anche quest'inverno non ho avuto la. Non ho realizzato quante poche cose ho messo proprio per via anche del lockdown. Però ci sono alcune cose di cui non sono sicura se voglio tenere, però stanno ancora là, just in case, just in case. Tantissime cose le ho postate su Depop. Vediamo se riesco a venderle, sarei più contenta, se no nada. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se voi anche voi state facendo un po' di declutter. Se volete vedere altri video simili. E niente, noi ci vediamo alla prossima volta. Ciao!